parlare di legalità, però vorrei che non fosse solo l'oggetto di un dibattito, ma che questo, la legalità diventasse e facesse parte di ognuno di noi nell'agire quotidiano. Io so che per questi ragazzi è così, quindi c'è da ben sperare. E colgo l'occasione, perdonatemi, per ricordarvi che domani ci sarà la celebrazione, la commemorazione del genocidio di Monte Cappone, e ve lo dico perché vorrei che anche queste cose, questi fatti non rimanessero soltanto delle commemorazioni istituzionali, ma diventassero in qualche modo la storia, no, quotidiana di ognuno di noi, perché Iesi è una città con una gloriosa e nobile storia democratica, antifascista, e quindi noi tutti abbiamo il dovere di continuare a ricordare. Quindi vi aspetto domani sera alle 19 per il corteo, e poi interverrà lo storico Ruggero Giacomini a ricordarci questi fatti. Poi va bene, vi aspetterò sabato per la notte bianca e dell'università, quindi anzi ringrazio la Fondazione Croce, la Fondazione Pergolesi Spontini, che hanno lavorato per la notte bianca dell'università, che sarà ricchissima di appuntamenti, quindi vi aspettiamo tra questa piazza e l'altra piazza. Ora io permettetemi di ringraziare Marco Travaglio, che viene da un tour de forza incredibile, perché oggi pomeriggio ha parlato in un'altra piazza e quindi immagino che sia stanco, però ci tenevamo molto, perché adesso molto spesso si denunciano, no, in televisione, sui giornali, i malfatti, non si sente, mi dicono. Diciamo i malfatti, dice, i malcostumi della politica, però io ci tengo a dire, proprio in una città come Iesi, proprio perché questa storia è importante ed è per questo che ho invitato i partiti, le associazioni, i sindacati a partecipare a questa serata, che esiste anche una parte sana della società, esiste una parte sana della politica, io da questa vorrei ripartire soprattutto con loro. Come di consueto sarà Matteo Secchi a moderare in qualche modo l'incontro. Bravo Matteo. A me spetta solo la presentazione, ma Marco Travaglio probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Benissimo, ha cominciato la propria attività come giornalista freelance in testate di Area Cattolica, come Il Nostro Tempo, con il quale al tempo collaborava anche Mario Giordano. Al Nostro Tempo conobbe Giovanni Arpino e nell'87 lo presentò a Indro Montanelli, insomma, che quindi è un grande nome. Io ci tengo a dire questi fatti, poi lui ha collaborato con tante testate, Sette, Cuore, Il Messaggero, Il Giorno, L'Indipendente, Il Borghese, L'Espresso, perché è quanto mai indispensabile oggi che continuano ad esistere giornalisti che fanno giornalismo d'inchiesta, quando invece anche il giornalismo sembra arte attiva. Non dico nient'altro, vi ringrazio, per il momento lascio la parola a Matteo Secchi. Allora, grazie a tutti. Sarà un appuntamento un po' atipico delle vie della legalità, visto che io non porrò domande a Marco Travaglio, lo lasceremo parlare da solo di quello che ci vuole parlare. Io volevo solo fare una breve presentazione, una breve premessa, visto che i tempi sono stretti e il ritardo è stato ampio. Questo è il quinto appuntamento delle vie della legalità e questo per noi è un appuntamento molto importante, visto anche la piazza come ha risposto. Abbiamo preso a cuore questo tema della legalità perché riteniamo che tale questione si intrecci non con le maggiori problematiche del nostro paese. E dopo magistrati, professori, attori e musicisti, abbiamo ritenuto inserire un giornalista, e la scelta non casuale è ricaduta su Marco Travaglio, che da anni si impegna per informare alla legalità, per l'appunto. Egli rappresenta per noi un simbolo di quel giornalismo che fonda le radici su Enzo Biagi, su Indro Montanelli, e trova tutt'oggi espressioni in persone come Saviano, Lirio Abbate, Rosaria Capacchione, Milena Gabanelli e tanti altri. Nel primo incontro Gerardo Colombo ha sottolineato l'importanza del potere mediatico, oltre a quello legislativo, giudiziario e esecutivo, come il quarto potere. E proprio perché l'informazione può essere elevata al rango di potere, deve essere ben distinta e soprattutto indipendente dagli altri tre poteri. Non avendo un rapporto diretto con le istituzioni, per noi cittadini un'informazione corretta e imparziale è l'unico modo per controllare e valutare chi ha ricevuto il nostro consenso. Purtroppo sappiamo tutti che ad oggi le cose non stanno così, i fatti di questi ultimi giorni lo confermano.
Ma questa mancata distinzione non deve essere per noi una scusante nell'ignorare o ancora peggio nel non applicare la legge. Al contrario, le vie della legalità devono essere percorse con coerenza non solo da coloro che ci governano e che ci rappresentano nelle istituzioni, ma anche quotidianamente da noi che in qualità di cittadini abbiamo il dovere e la responsabilità civica e morale di tracciare delle impronte significative su questa via. Coerenza e quotidianità, queste sono le due parole che vorrei sottolineare questa sera. Questo incontro vuole essere un forte stimolo che spero tutti noi avremo modo di coltivare e di portarci appresso, non solo in questo momento specifico di dibattito e di riflessione, ma anche se costa fatica nelle vicende del nostro quotidiano. Brevemente vorrei chiudere con due parole di Don Ciotti, che in uno degli ultimi discorsi tenutisi a Bari disse: la legalità e il rispetto delle regole che valgono per tutti è proprio la saldatura tra la responsabilità e la giustizia, tra la tua responsabilità, tra il tuo fare, tra i tuoi doveri, tra il tuo metterti in gioco. La legalità incomincia dalla tua responsabilità, io dalla mia, evidentemente. E questa saldatura con la giustizia che noi andiamo a chiedere allo Stato, alle istituzioni e all'amministrazione di fare la loro parte. Ma vi prego, non chiediamo allo Stato e alle istituzioni di fare la loro parte se noi come cittadini incominciamo a non fare la nostra parte, perché è troppo facile. Dobbiamo sporcarci noi queste mani, che cominciano dai nostri stili di vita e dai nostri comportamenti. Grazie. Adesso lascio la parola a Marco. Già ne ho uno qua incorporato il microfono. Io vi devo delle scuse per il ritardo, non per dare la colpa agli altri, ma avevo un treno che doveva arrivare alle 4:30 ad Ancona, è arrivato alle 6:10, era un Eurostar, costava anche 65 euro, quindi ho accumulato un ritardo che mi ha portato ad arrivare 1:30 dopo in un posto che non so neanche come si chiama, non lo sa neanche lui, va bene, che è del posto, e quindi niente, insomma, questa è la ragione molto bieca per cui siete stati costretti ad aspettare. Vi ringrazio per non esservene andati. Spero che non ve ne pentiate adesso di non esservene andati. Ma io comincerei da una cosa che ho letto ieri o l'altro ieri nell'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica, il quale diceva, non me lo ricordo a memoria ma quasi, c'è da preoccuparsi quando il potere esecutivo, cioè il governo, chiede al legislativo, cioè al Parlamento, una mano per schiacciare il giudiziario, cioè la magistratura, e lui non lo diceva ma lo aggiungo io, e il quarto potere, cioè l'informazione. Nel giro di una settimana noi abbiamo visto il governo mettere le mani contemporaneamente sul potere giudiziario e su quello dell'informazione, cioè mettere le mani sui due grandi poteri di controllo che dovrebbero verificare che coloro che stanno al potere politico non escano dai loro binari e non tracimino dai loro argini. Da questo punto di vista c'è da essere preoccupati non solo se si è magistrati e se si è giornalisti, ma c'è da essere preoccupati soprattutto se si è cittadini, perché quando l'abuso di potere trova la sua sanzione, il suo controllo nella magistratura e nell'informazione, tutti i cittadini possono stare tranquilli che il potere è ben vigilato ed è ben osservato. Quando gli abusi del potere non possono più trovare sanzione perché il potere giudica se stesso ed elimina i poteri di controllo e di sorveglianza e i controbilanciamenti, questo è un pericolo per tutti. Qualcuno lo chiama regime, qualcun altro lo può chiamare pure Giuseppe, Pippo, come gli pare, ma è qualcosa di diverso dalla democrazia come noi la conosciamo e come è stata costruita anche al prezzo della vita da tante persone. Quindi vorrei partire proprio da questo, cioè la prima regola che noi dobbiamo verificare quotidianamente che venga rispettata è la divisione dei poteri. Da questo punto di vista il conflitto di interessi, e non mi riferisco soltanto a quello a cui tutti pensano, cioè al conflitto di interessi di Berlusconi,
è una minaccia permanente, è un attentato permanente alla divisione dei poteri, perché il conflitto di interessi è esattamente la commistione dei poteri. Nelle democrazie normali chi sta al governo non può stare al Parlamento, e se sta al governo, se sta al Parlamento, non può avere nessun tipo di influenza nei confronti della magistratura e dell'informazione, perché altri poteri di controllo non ce ne sono. Invece da noi abbiamo le mani del governo su tutti i poteri di controllo, a cominciare dal Parlamento. Noi ci siamo disabituati a pensarlo, ma il Parlamento è il primo organo di controllo nei confronti del governo. I parlamenti nascono per controllare il re. Il re non è più assoluto quando ha di fianco un Parlamento che lo tiene d'occhio. Oggi sembra incredibile l'idea che un Parlamento controlli il governo, ma guardate che succede in tutte le altre democrazie tranne la nostra, che il governo controlli il Parlamento. Noi siamo abituati che il governo chiede e il Parlamento esegue, il governo presenta e il Parlamento approva, ma non è così. Il Parlamento è il primo controllo nei confronti di chi ha il potere esecutivo. Negli Stati Uniti e in Francia è previsto addirittura che il Presidente possa essere di uno schieramento opposto rispetto a quello della maggioranza parlamentare. In Francia capita addirittura che il Presidente sia di destra e il Primo Ministro sia di sinistra, la chiamano la coabitazione. Negli Stati Uniti può capitare che il Presidente sia repubblicano e il Congresso sia maggioranza democratica. Perché? Perché il Congresso viene eletto sfasato rispetto al Presidente. Ci sono le elezioni di medio termine che spesso tolgono la maggioranza al Presidente, il quale deve poi andare a cercare un compromesso con quella che dovrebbe essere l'opposizione. Quindi il Parlamento è il primo organo di controllo. Certo, se uno ci mette Schifani alla presidenza del Senato è difficile immaginare che quando riceve una lettera dal capo del governo gliela rimandi indietro, come avrebbe dovuto fare l'altro ieri quando il Presidente del Consiglio gli ha mandato una lettera che c'è da vergognarsi a leggerla, non dico a scriverla. Il Parlamento è il primo paletto piantato sulla strada del governo per farlo rigare diritto, poi ci sono gli altri due. Ecco, da noi purtroppo i controllori e i controllati stanno diventando le stesse persone. È un motivo di preoccupazione non per i giornalisti o per i magistrati, perché io vi assicuro che imbavagliati o sbavagliati a noi ci pagano allo stesso modo. I magistrati, che possono indagare su tutti o solo più su qualcuno, li pagano allo stesso modo, anzi se stanno zitti secondo me gli aumentano pure lo stipendio. Quindi non è un problema per i giornalisti e per i magistrati quello che sta succedendo. Se il cane da guardia a un certo punto non piace più perché prende troppi ladri e il padrone invece di fargli i complimenti perché prende troppi ladri comincia a prenderlo a calci nel sedere, il cane da guardia si rassegnerà all'idea che deve leccare i piedi ai ladri invece che morsicarli, no? Ma alla fine basta intendersi su che cosa si vuole. La tragedia è che poi i ladri faranno i loro furti indisturbati, ci sarà un sacco di gente che sarà vittima di quei furti, perché? Perché se il cane da guardia invece di fare la guardia si allea con i ladri, ci rimettono tutti i cittadini, mica ci rimette il cane da guardia. Il cane da guardia sta sempre lì, continueranno a dargli da mangiare, anzi i ladri gli porteranno anche lo zuccherino se fa il bravo. Ecco, quello che sta succedendo è un motivo di preoccupazione per i cittadini di destra e di sinistra. Di destra e di sinistra non c'entra niente la destra e la sinistra quando si parla di regole, rispetto della legalità, eccetera. Un conto è dividersi nel momento in cui si gioca la partita, ma non ci si può dividere nel momento in cui si stabilisce quanto deve essere largo e lungo il campo, quanto deve essere alta e profonda la porta, dove devono stare le bandierine, da quanti metri si tira il calcio di rigore. È evidente che almeno su queste regole si è tutti d'accordo, dopodiché inizia la partita. Quando si parla di legalità, la destra e la sinistra dovrebbero scomparire. Quindi non c'è una legalità di destra e una legalità di sinistra, non c'è una illegalità di destra o un'illegalità di sinistra. Se una cosa è illegale, è illegale. Se una cosa è legale, è legale. Quello che noi fatichiamo
a capire, e dipende dall'informazione, cioè dalla non informazione, che come diceva prima Valentina fa altro anziché informare, è proprio il fatto che noi non riusciamo a collegare principi meravigliosi ma astratti come la legalità, come il rispetto delle regole, come la divisione dei poteri, non riusciamo a calarli poi nella vita di tutti i giorni, nel senso che non riusciamo a capire a noi poi alla fine che cosa ce ne frega di tutto questo. Infatti, quando qualcuno evoca il conflitto di interessi, che è appunto la commistione di cose che dovrebbero stare separate nell'interesse di tutti, la gente comincia a sbadigliare, ad annoiarsi, a dire ancora con sta pizza del conflitto di interessi dopo 15 anni, basta, chi se ne frega, io non arrivo alla fine del mese, io devo trovare un lavoro per mio figlio, io devo dare l'esame, io ho altri problemi, c'ho i generi alimentari che aumentano, io ho il petrolio che va alle stelle, che mi frega a me del conflitto di interessi. Questo è quello che si sente dire, tant'è che il titolare del più monumentale conflitto di interessi della storia dell'umanità continua a ripetere del conflitto di interessi, secondo i sondaggi si interessa soltanto il 5% degli italiani, secondo me un po' più, sono qualcuno di più, ma siamo lì. Perché? Perché al conflitto di interessi bisognerebbe cambiargli il nome conflitto di interessi è diventato noiosissimo, chi sta a sinistra non lo può più sentire nominare perché i suoi rappresentanti, messi due volte alla prova per due volte, hanno tradito il mandato popolare e non hanno fatto una legge sul conflitto di interessi. Quelli di destra sentono parlare di conflitto di interessi di va, ecco questo ce l'ha con Berlusconi, e il risultato è che il conflitto di interessi, che è una cosa che non è né di destra né di sinistra ma è le misure del campo, diventa una cosa politicizzata e di partito. Tu parli del conflitto di interessi, allora vuol dire che sei di sinistra. Anzi, sei di sinistra e non sei neanche riformista, perché quelli di sinistra riformisti, per essere riformisti, non devono parlare del conflitto di interessi. Io non so cosa vuol dire riformista, ma in ogni caso questo è quello che ho sentito dire da quelli che hanno studiato. Se però uno, e questo dovrebbe essere il compito dell'informazione, ma anche della politica, riesce a far capire al cittadino quanto direttamente lo interessa il conflitto di interessi e quanto vivrebbe meglio se non ci fossero i conflitti di interessi in Italia, allora io credo che quel 5% dei sondaggi di Berlusconi aumenterebbe persino nei sondaggi di Berlusconi. Che poi Berlusconi, quelli che comunica al pubblico sono falsi, ma quelli che lui si fa dare sono veri. Quindi, che cosa vuol dire far capire a un cittadino che cosa significa il conflitto di interessi per la sua vita quotidiana? Bisogna semplicemente smetterla di parlare in astratto e fare degli esempi. Qualcuno di voi si domanderà, se è proprio molto ingenuo, per quale motivo Berlusconi sta facendo tre leggi vergogna, una peggio dell'altra, per bloccare i suoi processi, tra il 15 di giugno e la fine di luglio. Intanto perché ci sono i campionati europei di calcio e i telegiornali ogni sera aprono con le partite invece di aprire con quello che fa lui. Secondo, perché poi la gente va in ferie. Terzo, perché anno zero ha chiuso i battenti e non può più dedicare una puntata a quello che fa lui. Però dato che tra una partita e l'altra ancora qualche servizio i telegiornali lo fanno e per la par condicio danno la parola ora a uno di destra e ora a uno di sinistra, io mi domando, ma quelli di sinistra che dicono di fare questa grande opposizione, escono dall'aula, eccetera, eccetera, ma quando gli mettono il microfono davanti, perché non dicono una cosa che si capisca?
invece di fare dei discorsi astratti sul dialogo, la fine del dialogo, il ripristino del dialogo, le grandi riforme, spiega che cosa sta succedendo dal punto di vista di un cittadino che è lì che cerca di capire e regolarmente non capisce. Faccio degli esempi a proposito di legalità e di rispetto delle regole collegate al conflitto di interessi. Voi sapete che Berlusconi ha 4 processi, in più anche una televisione abusiva, che dal 94 la Corte Costituzionale ha stabilito che deve andare sul satellite o deve essere venduta, perché un privato non può possedere più di 2 reti sull'analogico terrestre. Naturalmente lui non vuole mollare Rete 4 e non vuole finire in galera, questo mi sembra anche comprensibile dal suo punto di vista. Chi vorrebbe finire in galera e perdere una delle sue 3 reti? Potendo, uno si tiene tutto e resta a piede libero, se poi lo fanno anche Presidente del Consiglio, tanto di guadagnato. Bene, lui è perfettamente coerente, lui si occupa dei suoi processi e della sua televisione, infatti un mese fa ha tentato la legge Salva Rete 4, poi rinviata per motivi di dialogo, dopodiché è passato a occuparsi dei suoi 4 processi. Sono 4 processi in fasi diverse, uno arriva a sentenza entro l'estate, se non succede niente, quello per la corruzione del testimone Mills, corruzione in atti giudiziari, perché lui è accusato di aver pagato un suo consulente, l'avvocato inglese Mills, perché mentisse sotto giuramento in 2 processi che vedevano Berlusconi imputato, salvandolo di fatto con una falsa testimonianza, anzi con 2 false testimonianze, e poi versandogli $600,000 su un conto in Svizzera. Quindi è accusato di avere pagato un testimone per far assolvere uno che in realtà è colpevole. Ok? Questo è il primo processo. E alla fine, quindi, o succede qualcosa o arriva la sentenza. Noi non sappiamo che sentenza sarà, che potrebbe essere una sentenza di condanna, una sentenza di assoluzione, oppure, secondo le solite attenuanti generiche, una sentenza di prescrizione del reato. L'unico che è sicuro di quella che sarà la sentenza è lui, ed è avvantaggiato effettivamente, perché noi non sappiamo ancora se lui è colpevole. Come facciamo a saperlo? Aspettiamo che ce lo dica il giudice. L'unico che sa se Berlusconi è colpevole o innocente è Berlusconi. Lui è sicuro di essere condannato, quindi lui si comporta come un colpevole e proprio non gli viene neanche in mente che potrebbe essere assolto. Lui dice: se arriva la sentenza mi condanna, è fatta. Quindi interviene, e interviene come? Sospendendo i processi in corso per reati commessi fino al 2002, che siano in dibattimento di primo grado o in udienza preliminare, di 1 anno. Guarda caso, il processo Mills è in fase di dibattimento di primo grado per un reato commesso fino al 2002 e quindi verrà sospeso per 1 anno. Manca 1 settimana alla sentenza, fa niente, si rinvia tutto. Naturalmente, non potendo rinviare solo quello, che non si può fare una legge dove c'è scritto tutti i processi per corruzione del testimone Mills da parte di Silvio Berlusconi sono rinviati di 1 anno, non si può. Quindi lui li rinvia tutti. L'associazione magistrati ha calcolato che siano 100-120.000 i processi che sono nella stessa fase del suo, quindi lui per rinviare il suo rinvia 120.000 processi. È molto semplice da raccontare questa cosa. Io ieri ho sentito tante cose di gente che diceva: è una brutta legge perché blocca il dialogo sulle riforme. Alla gente del dialogo sulle riforme non gliene frega assolutamente niente. Se invece gli dici: è una brutta legge perché 120.000 persone che aspettano giustizia dovranno attendere 1 anno in più di quello che già hanno atteso fino a oggi, perché bisogna sospendere 120.000 processi per sospenderne 1, che guarda caso è quello a carico del Presidente del Consiglio che fa la legge, la gente capisce. E penso che, dato che di vittime di reati ce ne siano anche di destra, ci sarà anche qualcuno di destra che dice: ah, però, bell'esordio, avevo un rapinatore che stavano per condannarmelo, niente,
si rinvia per un altro anno e poi di fatto si rinvia per sempre, perché non è che fra un anno li rifanno i processi. Ha voglia prima di rimetterli a ruolo, di rimettere insieme il collegio, di ricominciare da capo? Cioè non si faranno più quelli che vengono rinviati, sia chiaro, l'effetto pratico è quello. Scrivono che sono rinviati di un anno, di fatto non saranno mai più ripresi. Secondo processo, fondi neri Mediaset. Lui è accusato di avere comprato in America dei film, i diritti per trasmettere i film nelle sue televisioni a Hollywood dalle grandi major americane, ma non Fininvest va in America, compra i film, paga e li porta in Italia. Troppo comodo, troppo semplice. I film lo compra la Century One, che è situata in un'isola delle Antille, che appartiene occultamente alla Fininvest, che paga il film 10. Dopodiché lo vende alla Century 2, che è sempre occultamente della Fininvest, a bilancio non c'è, è segreto, che la paga 15. E la Century 2 la vende alla Century 3, che sta sempre nelle Antille, è sempre occultamente della Fininvest, che la paga 30. E con questo giro, alla fine, dopo 40 passaggi, il film vale 100. Cioè fingono di averlo pagato 100, in realtà l'hanno pagato 10 e 90 se lo mettono in tasca come fondi neri senza pagarci le tasse. Questo si chiama appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio. È il processo Mediaset. Quello, la sentenza è prevista per l'anno prossimo, quindi si può tranquillamente aspettare. Terzo processo. Processo a Napoli in udienza preliminare per una telefonata intercettata fra Berlusconi e Agostino Sacca, ex direttore di Rai Fiction, intercettata un anno fa, fatto recentissimo. Berlusconi aveva bisogno di far cadere il governo Prodi, non era ancora arrivato Veltroni, quindi Prodi era in una botte di ferro, no? Sembrava non dover cadere mai, e quindi bisognava dargli la spallata. La spallata falliva continuamente, vi ricordate che tentava la spallata e per un voto Prodi rimaneva sempre in piedi, era diventato una specie di barzelletta Berlusconi, perché ogni volta si rompeva una spalla e Prodi rimaneva lì fermo come il semaforo, come dice Corrado Bolzano. E allora Berlusconi comincia a cercare di comprare dei senatori del centro-sinistra perché passino da lui. Ad alcuni vengono fatte delle proposte economiche, cioè cash. Un altro ha un'esigenza diversa, ha una ragazza che gli sta a cuore e che deve trovare un lavoro a Rai Fiction perché le piace recitare. Berlusconi evidentemente le fa un provino, capisce che questa non sa recitare, quindi invece di prenderla a Mediaset la fa prendere alla Rai. Così la paghiamo noi, no, mica è scemo. C'è Sacca a Rai Fiction, quindi gli telefona e dice sistemami ste ragazze che poi io ti restituirò il favore dandoti dei finanziamenti per quando metterai in piedi quella società che vuoi mettere in piedi, perché Sacca voleva mettersi in proprio nel ramo della Fiction. Quindi tu mi paghi con i soldi pubblici delle ragazze, una delle quali mi serve per rovesciare il governo Prodi, e io in cambio ti do un aiuto. Questa roba qua non è un pettegolezzo, come dicono, dice ma le intercettazioni sui pettegolezzi sessuali, assolutamente no. Questa si chiama corruzione dell'incaricato di pubblico servizio, perché Agostino Sacca è un dirigente della RAI e se verranno accertati i fatti che risultano dalle intercettazioni, bene, questa si chiama corruzione dell'incaricato e questo è il reato per cui sono accusati entrambi a Napoli in udienza preliminare. Qual è il problema? È che di telefonate non c'è solo quella, quella è quella che è già venuta fuori, altre le hanno in mano gli avvocati di Sacca e di Berlusconi. Chi è l'unico che conosce le telefonate che hanno fatto Berlusconi e Sacca? Berlusconi e Sacca. Gli unici che sanno cosa si sono detti le altre telefonate sono loro. Sacca però non è al governo e non ci interessa, l'altro è il presidente del Consiglio. Appena entrato a Palazzo Chigi, prima cosa che fa, una legge sulle intercettazioni per impedire ai giornali di pubblicarle, mai più si pubblichino intercettazioni. Poi c'è anche la parte in cui cerca di impedire ai magistrati di farle, e così abbiamo tagliato la testa al toro, perché se i magistrati non le fanno i giornalisti non le pubblicano più, mi sembra evidente. Qual è la sua urgenza nel processo di Napoli? La sua urgenza è evitare
che quando finisce l'udienza preliminare si va al processo, se si va al processo, ed escono anche le altre telefonate, i giornali le pubblichino. Perché noi non sappiamo niente di quelle telefonate, ma dalla fretta che ha lui di fare in modo che non escano, c'è da dubitare che ci sia qualcosa di molto più interessante a proposito dei suoi rapporti con queste ragazze che incredibilmente dovevano essere assunte per forza a Rai Fiction perché ci tenevano tanto. Una serviva al senatore per cambiare bandiera, ma le altre servivano a lui. Chissà come mai. Chissà che non ci siano delle telefonate un po' incompatibili con il baciamano che lui fa al Papa quando va in Vaticano, per dire, no? O con la difesa dei valori della Sacra Famiglia, sui quali organizza i Family Day, lui che ne ha due di famiglia. Quindi, in quel processo lì, il problema non è la sentenza che è lontana, il problema è che nessuno deve conoscere le telefonate. E quindi fa una legge per fare in modo che noi non conosciamo più le telefonate. Poi naturalmente questi processi, quelli non urgenti, questo di Napoli per la corruzione presunta di Sakai, quello dei fondi neri Mediaset, a un certo punto arriveranno alla conclusione. Lui è sempre convinto che verrà condannato e lui parte proprio da questo presupposto infallibile, non gli viene nemmeno in mente di essere innocente e quindi di venire assolto, e quindi sta preparandosi anche per quegli altri due. Più per quello lì che lui dice di avere sospeso per un anno e che in realtà poi di fatto non si farà più. E allora si prende tempo e intanto si mette in cantiere la terza legge vergogna, che è il Lodo Schifani 2. Il Lodo Schifani 2 stabilisce che chi è Presidente del Consiglio, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente della Repubblica e Presidente della Corte Costituzionale, se ha dei processi non si fanno, finché lui rimane lì. Si faranno soltanto se lui esce di lì e non entra in una delle altre quattro cariche, perché se uno riesce a saltellare da una poltrona all'altra senza toccare terra, il processo non si fa più in secula seculorum. Tenete anche presente che lui ha già 72 anni, quindi non è che deve lavorare su molti anni per guadagnarsi l'immunità. Il Lodo Schifani ha un problema, è già stato presentato una volta e bocciato una volta dalla Corte Costituzionale. Questa sarebbe la prima volta che una legge bocciata dalla Corte Costituzionale viene ripresentata uguale, già sapendo che è incostituzionale perché te l'hanno già detto una volta. Sarebbe divertente se il Capo dello Stato firmasse anche questa. Perché voi capite che un capo dello Stato che firma una legge dicendo ma non so se è incostituzionale, lasciamo decidere alla Corte, ma se dovesse firmare una legge che la Corte ha già detto che è incostituzionale, ha già bocciato una volta, farebbe una brutta figura anche il capo dello Stato, perché il capo dello Stato ha l'obbligo di non firmare le leggi incostituzionali, non è una sua scelta così per dispetto, non le può firmare se sa che sono incostituzionali, per ora firma tutto, no? Però Dio non voglia che ne blocchi almeno una, speriamo. Queste sono le tre leggi che, incrociate, accroccate insieme, servono a liberare il cavaliere dei suoi quattro processi. Domanda: e a noi che ci frega? In fondo sono lui, i suoi giudici, i suoi avvocati, il capo dello Stato, e a noi? La tragedia è proprio questa, che il conflitto di interessi non è mai a costo zero, perché se chi deve rappresentare i nostri interessi nelle istituzioni si occupa dei propri interessi, intanto non ha più molto tempo per occuparsi dei nostri, in secondo luogo non gliene frega niente dei nostri, in terzo luogo capita spesso che per fare i suoi debba necessariamente calpestare i nostri. Questo è il tipico caso. Questo è il tipico caso. Il Lodo Schifani, voi direte, vabbè, riguarda 5 impuniti, pazienza, almeno tutti gli altri li puniamo. Già. E se il presidente della Camera impazzisse e squartasse la sua cameriera? Uno dice, vabbè, ma è omicidio, non importa. Il Lodo Schifani prevede che non si fa il processo, perché quello è il Presidente della Camera, non è legato ai reati, tra virgolette, dei politici.
La corruzione di un testimone in un processo non è mica un reato legato alla vita politica, è un reato comune commesso da privato cittadino. Quindi, ammettete il caso più normale, il Presidente del Senato con la macchina stira uno per la strada. Si può processarlo per omicidio colposo, perché? Perché è il Presidente del Senato, che ha anche una particolarità. È quello stesso Schifani che ha dato il nome al lodo Schifani, che l'altra volta serviva solo a Berlusconi, stavolta serve anche a lui. Questa è la cosa meravigliosa, questa volta il lodo Schifani va a coprire anche Schifani, casomai gli servisse. Viste le amicizie che ha in Sicilia, potrebbe sempre tornare utile uno scudo spaziale. Quali sono le ricadute delle altre due leggi? Sono spaventose. Vi ho detto della legge che sospende i 130.000 processi per sospenderne uno. Si dirà, vabbè, ma saranno processi, i soliti processi. No, no. Vengono sospesi tutti i processi per rapina, furto, traffico di droga, stupro, scippo, violenza sessuale, sequestro di persona, tutti questi rinviati, sospesi e rinviati da destinarsi. Mentre invece se uno passa una canna a un suo amico, il processo continua. Se uno chiede un euro, se un posteggiatore abusivo chiede un euro a un automobilista minacciando di rigargli la macchina, il processo si fa lo stesso, non è sospeso. Se invece lo stupra direttamente, il processo è sospeso, ma se gli minaccia solo di rigargli la macchina, il processo si fa subito. Se un imprenditore avvelenatore ha ammazzato 1000 lavoratori con l'amianto, come la ditta Eternit, il processo si rinvia. Se due zingare hanno rubato un bambino, il processo si rinvia. Ma se io ho fregato il cellulare a un altro, il processo si fa subito. Perché? È schizofrenica questa legge, no? È il risultato di un lavoro chirurgico fatto col bisturi per scavare intorno ai processi a Berlusconi e fare in modo che quelli sicuramente vengano rinviati. La regola deve valere per tutti e quindi si ottengono questi effetti aberranti. Sembra un manicomio, effettivamente è un manicomio criminale. Questo è un manicomio criminale che fa leggi folli per difendere gli interessi criminali di una o due persone. Passiamo all'altra di legge, quella sulle intercettazioni e quella sul diritto di cronaca. Quando vi dicono legge sulle intercettazioni non ci credete, non è una legge sulle intercettazioni, è anche una legge sulle intercettazioni, ma è soprattutto una legge contro il diritto di cronaca, che è il diritto dei cittadini a essere informati, non il diritto dei giornalisti a informare. È il diritto dei cittadini a essere informati, una legge fatta contro di voi, non contro di me. Questa legge prevede due cose fondamentalmente. I giornalisti non possono più scrivere niente sulle indagini. Niente. Scriveranno quando ci sarà il processo, cioè io so una cosa e per 4 anni me la devo tenere, e voi non la potete sapere, e ve la racconto fra 4 anni quando comincia il processo, e a voi non serve più saperla fra 4 anni, perché vi servirebbe adesso saperla. Dopo vi faccio degli esempi. L'altra parte, quella sulle intercettazioni, stabilisce che i magistrati non possono più farle, salvo per i reati puniti con pene superiori ai 10 anni, più quelli della pubblica amministrazione, cioè quelli commessi da elementi della pubblica amministrazione, non quelli ai danni della pubblica amministrazione. Risultato: d'ora in poi non si potranno più scoprire con le intercettazioni gli autori di reati come scippo, rapina, furto, sequestro di persona, associazione per delinquere,
prostituzione, reati legati alla prostituzione, tutta una serie infinita di reati, oltre naturalmente ai reati finanziari, cioè falso in bilancio, insider trading, certi tipi di aggiotaggio, turbative di borsa, evasione fiscale, frodi IVA, truffe alle regioni, alla comunità europea, di tutto un po'. Tutto questo non sarà più intercettabile e quindi non sarà più scopribile. Per salvare pochi impuniti dalle intercettazioni si impedisce alla polizia e alla magistratura di scoprire autori di reati gravissimi che oggi vengono scoperti soltanto grazie alle intercettazioni. Vedete il legame diretto fra il conflitto di interessi e la vita dei cittadini? Una legge così, esattamente come quella che sospende i processi, è nell'interesse di chi? Di chi commette reati o chi non li commette? Di chi commette reati. Perché chi non li commette, se non li commette non ha processi. Spesso se non li commetti sei anche vittima reale o potenziale dei reati e quindi è tutto l'interesse che i processi vadano veloci, non che vengano rallentati ulteriormente. Perché se sei vittima aspetti il risarcimento, sei parte civile. Oppure potresti essere vittima e allora ti auguri che il maggior numero di reati possibili venga scoperto, processato e punito. Che interesse ha un cittadino normale che non commette reati al fatto che i magistrati non possano più scoprire tutti questi reati con le intercettazioni? Nessuno. Il nostro interesse sarebbe che si intercettasse di più, scoprirne di più di reati, visto che le intercettazioni funzionano molto bene. Guardate che le intercettazioni vengono limitate da questa legge non perché non funzionano, ma perché funzionano. Perché spesso sono l'unico strumento che funziona per scoprire i reati e incastrare i colpevoli. Se non funzionassero le lascerebbero. È che funzionano. E quando ti intercettano mentre commetti un reato, non hai scampo. Non la puoi dare a bere nemmeno ai tuoi parenti. Se ti beccano con un'intercettazione, se ti accusa un pentito di mafia puoi dire vabbè, ma quelli si mettono d'accordo, sono comunisti, si sa, i pentiti di mafia sono tutti comunisti, non so se l'avete saputo. Ti accusa un testimone oculare, puoi sempre dire ma quello ce l'ha con me perché gli ho fregato la fidanzata, perché una volta non, a momenti lo mettevo sotto con la, insomma puoi sempre cavartela dicendo lo dice lui e la sua parola contro la mia. Ti accusa un magistrato, facilissimo, c'è un complotto delle toghe rosse ai miei danni se io sono di destra, oppure c'è un complotto delle toghe nere se io sono di sinistra, se sono islamico c'è un complotto delle toghe cristiane, se sono cristiano c'è un complotto delle toghe islamiche, cioè c'è sempre un complotto se ti accusa un magistrato nell'Italia di oggi. Ma se ad accusarti è un'intercettazione dove parli tu, ma con chi te la devi prendere? Non è la sua parola contro la tua, è la tua parola contro la tua. Come fai a dire che non è vero? Sacca e Berlusconi al telefono, sistemami le ragazze che poi ti do una mano per la tua società. Ma cioè non è mica una toga rossa che parla, è Berlusconi. È per quello che è disperato in quel processo. Perché? Perché c'è la fotografia, c'è l'autovelox. Guardate che è importante saperlo questa cosa, perché è partita una campagna sulle intercettazioni per far credere alla gente che se limitano le intercettazioni è per il nostro bene. Affatto, è per il loro bene. A meno che non ci siano dei delinquenti presenti qua in questa piazza, allora in questo caso è anche per il vostro bene. Perché limitare le intercettazioni serve solo ai delinquenti, non serve alle persone oneste. Alle persone oneste serve aumentare le intercettazioni. È partita, dato che non lo possono dire che lo fanno per i delinquenti, cioè per se stessi, allora che cosa fanno? Cercano di farci credere che lo fanno per noi, che loro, anzi, disinteressatamente, lo fanno per noi. Lo stesso Berlusconi, come ha scritto LK, è altruista, no?
rinuncia ai suoi processi per mandare avanti quelli degli altri. Vedete come si sacrifica per il bene comune, no? Lui fa meno dei suoi per far processare gli altri, come umano, no? Allo stesso modo le intercettazioni vuole farci credere che sono una minaccia per il cittadino, per la nostra privacy. Ma non c'è nessuno, se nessuno fa niente male, non viene mica intercettato. Per essere intercettati bisogna o commettere reati oppure parlare al telefono con delinquenti che commettono reati. In questi due casi ti intercettano, altrimenti sei al sicuro. Ecco perché cominciano a raccontare che in Italia tutti quelli che sono intercettati sono sputtanati. Perché dicono, ma se parli con uno che non sai che è un delinquente, poi vieni sputtanato anche tu. Senza aggiungere un piccolo particolare, che se anche tu parli con un delinquente senza sapere che è un delinquente, quello che tu dici non è che per forza ti sputtana, dipende da quello che tu dici. Cioè, se tu stai parlando con il delinquente di dove andare a spartirvi il bottino, è evidente che fai brutta figura. Ma se parli con il delinquente dicendo no, guarda, io sto andando a fare opera di volontariato alla Caritas, poi devo vedermi con mio cugino, eccetera, anche se lo dite a un delinquente, non uscite minimamente sputtanati. Se tanti politici invece di parlare con i furbetti del quartierino avessero fatto 2 o 3 telefonate alla Croce Rossa per dire no, per carità, la Croce Rossa sono dei pasticci, no, diciamo qualcos'altro, la comunità di Sant'Egidio o qualcosa del genere, non gli sarebbe successo quello che è successo. Il problema è che parlavano con Consorte, Gnutti, Fiorani, Ricucci, Coppola, Fazio, eccetera, eccetera. Per quello che sono rimasti sputtanati, perché parlavano con dei delinquenti sapendo che erano dei delinquenti e trafficando con loro in banche e case editrici, cosa che i politici non devono fare perché sono gli arbitri di quelle partite, non possono giocare. Quindi non è affatto detto che uno solo perché viene intercettato è sputanato, dipende da lui, è come l'autoscatto. Puoi prendertela con l'autoscatto se sei venuto male nella fotografia, io capisco che uno può essere poco fotogenico, ne fai un'altra di fotografia. Ne fai 10 se vieni male in 9 fotografie, provi la 10ª, poi cambi anche macchina fotografica, vedi mai che si agguasta. Ma se continui a venire male in fotografia dovrai prima o poi rassegnarti al fatto che il problema non è la macchina fotografica, ma sei tu che hai la faccia da culo, per dire. Allo stesso modo, se vieni sempre male nelle intercettazioni, il problema è tuo, non è della cimice. Il complotto delle cimici rosse non esiste, il complotto delle microspie che si mettono d'accordo per screditare tanta brava gente non sta in piedi. Quindi le intercettazioni sputtanano soltanto chi si comporta male. Voi direte, e Anna Falchi? Perché noi stiamo da 3 anni aspettando di essere rovinati da una legge sulle intercettazioni perché dicono che vogliono salvaguardare la privacy di Anna Falchi. E se glielo chiedono, probabilmente a lei della sua privacy non gliene frega niente, perché stiamo parlando della stessa persona che si è tolta le slip in televisione e le ha fatte annusare a Luttazzi. Vi pare che una così tenga la sua privacy? Conoscete uno che tiene la sua privacy e si smutanda in diretta televisiva per far annusare le slip da un comico? Dopodiché tutti parlano di questo SMS e ci siamo fatti l'idea che in quell'SMS ci fossero delle cose privatissime. C'era lei che diceva ti mando un bacio a suo marito. Pensate che sputtanamento. Una moglie che manda un bacio al marito. Dice rovinata quella lì da allora. Ma come rovinata? Un bacio al marito. Tra l'altro stiamo parlando di attrici, attori, eccetera, che si vendono ogni bacio ai giornali scandalistici, ogni figlio che fanno, ogni matrimonio che fanno, danno l'esclusiva. Poi però quando qualcuno non gli paga il diritto dicono la mia privacy. Cioè ci stanno raccontando delle balle che non stanno né in cielo né in terra. Io sento il ministro Alfano, questo ministro ad personam che hanno messo alla giustizia, questo ventriloquo di Berlusconi, che è andato alla commissione, però è un uomo pacato, quindi il PD ha deciso che si dialoga con Alfano, no? Cioè è molto pacato. E Alfano è andato alla commissione giustizia della Camera, cioè stiamo parlando del Parlamento italiano, e ha fatto una relazione sulle intercettazioni per spiegare l'urgenza di questa legge. È esordito così: vi darò dei dati empirici, frutto di miei calcoli empirici.
Premetto che non sono dati scientifici. E poi ha cominciato a sciorinare i suoi calcoli. In un paese normale uno in Parlamento dice: scusi, ma lei dove crede di essere? Al bar? Lei sta in Parlamento, torni qua quando ha dei dati scientifici che ve ne parliamo. I dati empirici dei suoi calcoli fatti a spanne, no? Li va a raccontare ai suoi amici al biliardo a Agrigento, perché a noi non ci interessano. Invece no, sono rimasti tutti lì ad ascoltare i dati empirici del ministro ad persona, il quale ha cominciato e ha detto: siamo tutti intercettati. Ha detto: secondo i miei calcoli empirici gran parte degli italiani è intercettata. Panico. Io conosco tantissima gente, apro parentesi, che vado spesso in giro, conosco, non mi è mai capitato in vita mia uno che mi dicesse: guardi, ho il terrore delle intercettazioni. Io non conosco nessuno che quando chiama all'ufficio la fidanzata dice: pronto il mandarino è marcio, per paura che qualcuno lo intercetti. Io non ho mai conosciuto nessuno. Quando accendi la televisione senti tutta gente dire: gli italiani sono terrorizzati dall'intercettazione. Ma che gente frequenta? Cioè, lo sappiamo che gente frequentano, quindi capiamo perché conoscono molta gente terrorizzata dalle intercettazioni. Ma io dico a voi: conoscete qualcuno terrorizzato dalle intercettazioni? Ma dove sta? Ma dove sono? Comunque l'empirico esordisce dicendo: secondo i miei calcoli gran parte degli italiani sono intercettati. Gran parte vuol dire più della metà. Più della metà vuol dire più di 30 milioni di italiani. Secondo i calcoli di Alfano, fatti via spanne, no? 30 milioni di italiani sono intercettati. Poi gli hanno detto: ce lo dimostri? Lui ha detto: dunque, i decreti di autorizzazione delle intercettazioni ogni anno sono 125.000. Apro parentesi, falso, sono 75.000. Il dato 125.000 non esiste da nessuna parte, se l'è inventato lui, empiricamente forse, ma se l'è inventato. Sono 75.000 i decreti dei magistrati che autorizzano le intercettazioni. Dice: dunque abbiamo 125.000 intercettati. Falso. Il numero dei decreti di intercettazione non corrisponde al numero delle persone intercettate, tutt'altro. Corrisponde al numero delle utenze che vengono messe sotto controllo per intercettare le persone. Quanti telefoni ha una persona in media? Tra quello di casa, quello di ufficio e il cellulare, almeno uno. Almeno tre. Se ogni persona intercettata avesse solo tre telefoni, noi avremmo non 75.000 intercettati, ma 25.000. Ma non sono 25.000, perché? Perché ogni volta che si intercetta una persona non si fa un solo decreto per ogni telefono, si fa un decreto per ogni telefono ogni 15 giorni, perché ogni 15-20 giorni l'intercettazione deve essere rinnovata dal GIP, che ogni volta fa un nuovo decreto. Per intercettare uno per un mese su tre telefoni bisogna fare 6 decreti. Per intercettare Moggi, che aveva 8 cellulari, 5 case e un ufficio alla Juventus, dovevano fare 15 decreti ogni 15 giorni. E dato che l'hanno intercettato per un anno, voi dovete moltiplicare 15 per 24. Solo per Moggi. Quindi voi vi rendete conto che il numero degli intercettati in Italia non è né 75.000 né 125.000, è un quinto, un sesto, un settimo di 75.000. Cioè stiamo parlando di 10-20.000 persone all'anno, ma a esagerare. Vi pare che 20.000 persone siano la gran parte del popolo italiano? Il popolo italiano su 60 milioni di abitanti, 20.000 persone su 60 milioni di abitanti sono un'infinitesima parte, non la gran parte, però l'empirico ha detto che secondo i suoi calcoli sono la gran parte. Poi l'empirico ha aggiunto: tutte queste enormi intercettazioni ci costano ogni anno un terzo del bilancio della giustizia, il 33% del bilancio della giustizia. Sapete quanto sono costate l'anno scorso le intercettazioni? 225 milioni. Sapete quant'è il bilancio della giustizia? 7 miliardi e mezzo.
Secondo voi 225 milioni può essere il 33% di 7 miliardi e mezzo? No, è il 2,9% di 7 miliardi e mezzo. Il bilancio della giustizia è occupato da intercettazioni non per il 30%, ma per meno del 3%. Alfano empiricamente ha moltiplicato per 11 il dato reale e lo ha comunicato al Parlamento. Quindi o è uno che non sa quello che dice e quindi non può fare il ministro della giustizia, oppure è uno che sa quello che dice e allora mente sapendo di mentire e non può fare il ministro della giustizia. Vi pare che si può dialogare con uno così solo perché è pacato? Però dialogano perché è pacato. Spara cazzate a raffica però pacatamente, quindi si dialoga. Questo serve a creare la psicosi collettiva, il caso intercettazioni, che costano il 2,9% e che riguardano 20.000 persone all'anno. Quando uno pensa che in Italia si fanno 3 milioni di processi all'anno, cioè abbiamo almeno 3 milioni di imputati all'anno, e viene a sapere che solo 20.000 di quei 3 milioni di imputati è intercettato, si rende conto del fatto che le intercettazioni riguardano una minuscola parte degli imputati, non degli italiani, degli imputati. E dov'è il problema? Guardate che se c'è una cosa che accomuna la destra e la sinistra, a parte Pietro, è che tutti dicono il problema esiste, ma abbiamo soluzioni diverse. Il Partito Democratico nel suo programma elettorale aveva i giudici intercettino chi vogliono ma i giornali non devono pubblicare niente. Berlusconi invece giustamente diceva i giudici non intercettino nessuno e i giornali così non pubblicano niente. In realtà, se uno va a vedere i dati, il problema non esiste. O meglio, c'è il problema che ci sono troppo poche intercettazioni rispetto al numero dei delinquenti che meriterebbero di essere intercettati, visto che facciamo 3 milioni di processi e ne intercettiamo soltanto 20.000 di quei 3 milioni e passa di imputati. Per aumentare l'effetto della panna montata ci dicono, sapete quanta gente si intercetta in America? 1.500 all'anno. In Italia gran parte della popolazione. Non è vero neanche che in America ne intercettano 1.500, perché? Perché non si può sapere in nessun altro paese del mondo, tranne l'Italia, quanti sono le persone intercettate, perché l'Italia è l'unico paese che ha una legge così garantista e così garantita, per cui a fare le intercettazioni possono essere solo i magistrati, che ogni intercettazione che fanno poi devono fare un decreto motivato spiegando il perché e depositando il tutto, per cui ogni intercettazione risulta agli atti e fa statistica. Quindi noi le conosciamo tutte, sappiamo chi è che viene intercettato, perché e se ci sono degli abusi possono essere puniti. Negli altri paesi le intercettazioni le fanno innanzitutto la polizia, le varie polizie, negli Stati Uniti hanno le polizie locali, regionali, federali, l'FBI, la CIA, i servizi segreti sono 7-8 negli Stati Uniti, in Italia sono 3. In Inghilterra sono 500 gli enti che fanno intercettazioni, ci sono le polizie, ci sono i servizi di sicurezza, della marina, dell'esercito, dell'aviazione, di tutto quanto. Ci sono i pompieri, ci sono tutti gli enti locali, ci sono persino i servizi ambulanze che possono fare le intercettazioni. Tutte incontrollate, non c'è nessun giudice che le autorizza, non si sa chi viene intercettato, non si sa perché, ci sono abusi. Quanti saranno gli intercettati? Non si sa. In America persino la SEC, cioè la nostra Consob, solo che lì funziona, può fare le intercettazioni, l'autorità di borsa. Da noi c'è voluta la Forleo con la Procura di Milano per scoprire i furbetti del quartierino. Lì lo scopre la SEC, non c'è bisogno del magistrato. La SEC fornisce il materiale investigativo al magistrato che poi li processa. Ecco perché i magistrati ne fanno poche, perché se ne fanno tutte prima le autorità che fanno le indagini, il magistrato non ha più bisogno di disporle, solo che non risultano. E noi non sappiamo, sono milioni gli americani intercettati, altro che 1.500. Io ho sentito...
ai giornali. Dice, vabbè, non pubblicheranno le intercettazioni, chi se ne frega. Tanto abbiamo vissuto per tanti anni quando non si intercettava ancora, perché non avevano ancora inventato le microspie, quindi si dedichino i magistrati a mezzi di indagine più tradizionali. Una volta cosa facevano quando non avevano le intercettazioni? Sentite i discorsi, no? Che fanno, sono discorsi da bar che vengono fatti a Porta a Porta, a Mentana, eccetera. Dice, perché non ricorrono a metodi più antichi e più tradizionali di investigazione? Cioè, praticamente, mentre la criminalità usa tutte le tecnologie, la giustizia dovrebbe rinunciare alle tecnologie e ritornare alla lente di ingrandimento di Sherlock Holmes. Cioè, tu dici al medico, che ci fai con la TAC, con la radiografia, col sondino elettronico, col laser? Perché operi col laser? Torna al vecchio stetoscopio, al vecchio coltellaccio, no? Torna ai metodi tradizionali. Vi rendete conto che stiamo sentendo parlare un manicomio? Cioè, siccome l'intercettazione funziona troppo, dedicati alla lente di ingrandimento, che se no non c'è partita con la criminalità, sei troppo avvantaggiato, perché tu puoi intercettare e loro no, manca la par condicio. Cioè, noi siamo talmente cretini che ci lasciamo raccontare queste cose come se fosse nel nostro interesse che loro non usino più le intercettazioni e tornino ai metodi tradizionali. È una roba da matti. È una roba da pazzi. Dopodiché ti dicono, io li ho sentiti, ho sentito Gasparri, è il più vispo della